Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che oggi è insieme a Salve, Francesco. ogni tanto riesco a venire. Perfetto, il lavoro è sempre lavoro, bisogna sopravvivere e mangiare, mangiare lavorando, lavorare per mangiare e così via. Bene, una trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come ogni giovedì alle ore 15, 15:30. Allora, intanto per riallacciarci al discorso un attimo precedente, la suora che aveva detto che non sono rispettoso. Dunque, io sono rispettosissimo di tutto e di tutti. Non sono sottomesso, chiamo le cose col loro vero nome. Per cui io sono rispettoso, ma non sono sottomesso. E odio, disprezzo chi sottomette le persone più deboli, imbrogliandole. Per cui ho il massimo disprezzo per queste. Secondo luogo, io sono un meccanico, come via alchemica. Sono un apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Io chiedo il pagamento al Dio dei cristiani di tutte le malvagità che ha commesso, dal diluvio universale, a stragi di Sodoma e Gomorra, alle stragi dei popoli, alle stragi dei missionari, alle stragi di ogni papa. Dunque, chiedo il pagamento di tutto questo e finché tutto questo non sarà pagato e non ci sarà assicurazione che non succeda mai più, i cristiani non hanno nessun diritto di pretendere qualcosa. Se i cristiani ritengono di avere qualche principio umano che migliori le condizioni di vita degli esseri umani, lo impongano alle loro gerarchie e non lo impongano alle persone più deboli, alle persone che chiedono libertà, alle persone che chiedono giustizia. Questo tanto per premettere. Pertanto io sarò sempre deciso a portare avanti quello che è il principio di libertà del paganesimo e della stregoneria contro l'orrore, le bestialità del cristianesimo che sono documentate. Vero Sì, Francesco? no, ma infatti anche perché il chiedere rispetto è una cosa assurda, cioè nel senso, se uno ha le sue convinzioni non si crea nessun Un problema attimo, che... non rispondiamo per il telefono per la prima mezz'ora, 40 minuti, sia chiaro. Cioè noi non chiediamo rispetto per le idee, cioè uno può dibatterle, può contrastarle, e l'importante è che ad esempio noi non facciamo un attacco alle persone, noi non diciamo a cristiani che sono dei criminali, noi diciamo che le idee che portano dentro le loro teste portano ad essere criminali. Di conseguenza, se uno si libera per volontà sua da queste idee, tranquillamente si libera anche dall'attività criminale. Di conseguenza, noi non facciamo un attacco alle persone come faceva la Chiesa, come farebbe la Chiesa adesso con l'Inquisizione. Ma diciamo soprattutto, se uno si fa portatore di qualcosa che è nocivo, noi diciamo ti devi liberare di questo che è nocivo e di conseguenza devi anche ricostruire la tua libertà. Noi diciamo questo. Questo è rispetto per le persone, non è rispetto per delle idee che sono assurde. Le idee che sono assurde sono criminali, non possono essere rispettate. Cioè, questo veramente significa porre delle condizioni, cioè dire io devi rispettare le mie idee, io lotto per difendere le mie idee. Quando c'è un campo di sterminio, io non ho rispetto per chi gestisce il campo di sterminio, anche se è costretto ad obbedire agli ordini. Io ho rispetto per chi tenta di tagliare il reticolato e di scappare. Io ho rispetto contro chi costruisce delle condizioni affinché il campo di sterminio non esista più. Questo deve essere chiaro. Per cui non confondiamo il termine rispetto col termine di sottomissione. Un apprendista stregone, un pagano, non può essere sottomesso perché? Perché vive sviluppando il Dio che ha dentro, per cui è in relazione con tutti gli dèi che ci sono attorno, con tutto il divino che lo circonda. Non è un accattone, non si inginocchia a pregare, ma impone se stesso a tutto il divino esistente. Sì, difatti per noi, ad esempio, il cristianesimo, essendo il nocivo, essendo la cosa negativa che va condannata, non avrà mai il nostro rispetto, non potrà mai averlo. Esatto, pertanto i cristiani non pensino che il loro comportamento sia umano, il loro comportamento è una depravazione, come una depravazione mettersi a pregare. Quella depravazione deve essere riconosciuta in quanto tale. A loro scoccia, mi dispiace per loro che scocci, ma sono affari loro, cioè distruggere se stessi è un conto, distruggere il sistema sociale umano è aberrante. Sì, qui chi si definisce ancora cristiano è un complice di questo crimine, cioè di conseguenza come ogni complice ne è responsabile, si deve assumere le proprie responsabilità, non si deve nascondere dentro qualcosa, perché il cristianesimo è questo e di conseguenza chi dice sono cristiano, voglio essere cristiano, è complice di tutto quanto questo e si deve assumere le sue responsabilità. E poi è anche inutile che vada a ricercarsi il passetto bello della Bibbia o il passetto bello dei Vangeli che lo consoli nella propria depravazione.
I Vangeli vanno letti nell'insieme e come nell'insieme storicamente sono stati applicati dagli strati sociali più forti nei confronti del più debole. Ogni altra interpretazione è falsa, chiaro? Quando qualcuno legge il passo Gesù di Nazaret e dice Gesù ha detto questo, no, tu devi leggere tutti i Vangeli come sono stati dalla Chiesa applicati, non quello che tu desideri che fosse stato. Che poi tu voglia un Gesù per modo tuo, per costruirti il tuo pensiero, bene, questo soddisfa te stesso, ma non puoi imbrogliare gli altri dicendo che il Gesù che la Chiesa applica è il suo Gesù. Non potete fare la stupidaggine tipo il poverello di Francesco d'Assisi. Sì, i francescani sono quelli che vanno a predicare la povertà ai poveri. Quando dei francescani hanno predicato la povertà ai ricchi ed erano i dolciniani, li hanno fatti a pezzi e li hanno bruciati, per cui questa è la logica cristiana. E questo è cristianesimo, non è la cattiveria degli individui. Sì, la cattiveria non è estranea, è l'essenza del cristianesimo, di conseguenza non si potrà mai essere un cristianesimo da una persona che è libera. Cioè, io penso che dovrebbe essere abbastanza chiaro questo discorso, cioè, è un discorso radicale, non è ammissibile, non è che noi non lo concediamo, ma il fatto che uno scelga di essere cristiano è una forma di delinquenza. E come tutte le forme di delinquenza vanno sempre a nuocere alle persone e vanno sempre a nuocere alla società e al collettivo e alla comunità. E di conseguenza, in quanto nocive, vanno possibilmente rimosse. Vanno rimosse con i metodi dell'intelligenza, della cultura, dell'informazione, della verità e della storia. Noi non diciamo delle falsità, noi diciamo la storia e la documentazione di quello che noi diciamo. Di conseguenza non potete dire che le cose sono diverse. Potete sperarlo, ma non potete essere diversi da quelli che sono sempre stati. Il cristianesimo sarà sempre l'inquisizione, sarà sempre la persecuzione, sarà sempre il dominio. Se voi andate a vedere le posizioni anche ufficiali, sono sempre queste, perché già il termine stesso di dire il creatore sta nelle nostre esigenze significa sempre sottomettersi a qualcuno che stabilisca cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Pertanto noi possiamo solo affermare e sperare che i cristiani diventino rispettosi di ogni fede e specialmente diventino rispettosi dei più deboli, diventino rispettosi dei bambini anziché stuprarli negli orfanotrofi. Questo noi chiediamo, per cui il rispetto noi chiediamo ai cristiani davanti a tutte le diversità della vita anziché usare violenza nei loro confronti. Beh, se facessero questo non sarebbero più cristiani, Claudio. Vabbè, però deve essere chiaro che abbiamo delle cose da rivendicare nei loro confronti, no? Almeno questo. Che non vengono a pretendere rispetto. Comunque ne riparleremo perché è un ritaglio di una sentenza di un giornale, una sentenza che guarda caso condanna proprio un centro cattolico di intervento sulle sette, il CIR, quello di Treviso. Ah sì, no, beh, c'è il GRIS, CIRSE. Quello di Treviso, il GRIS probabilmente è quello di Treviso, che è stato condannato con sentenza dalla Corte d'Appello, dopo chiaramente andrà in Cassazione, ma è talmente venuta fuori motivata la sentenza che non potrà essere che confermata. Dopo ne parleremo in rassegna stampa. Bene, cominciamo un attimo la trasmissione, dopo queste affermazioni. Questa trasmissione, continuiamo quello che è il XVI secolo. L'altra volta abbiamo parlato della stregoneria e dei processi della stregoneria. E noi l'altra volta siamo stati abbastanza delicati di non elencare i milioni di persone che sono state ammazzate come bestiame, perché i cristiani consideravano quelle persone bestiame del gregge da portare al macello da parte del buon pastore. Per questo le hanno massacrate, perché nei loro confronti non avevano nessun rispetto. Bene, in questa trasmissione continuiamo ancora i temi del XVI secolo, però parleremo del gruppo di filosofi che ci interessa. Parleremo di Bruno, Cardano, Paracelso e Galilei. Naturalmente i filosofi cosa sono? Sono degli individui che appartengono al comando sociale, che appartengono alla cultura, al livello culturale, che però si accorgono che le cose non gli quadrano e più la Chiesa Cattolica chiude la mano, più cerca di strappare la vita alle persone e più persone gli scappano via. E fra chi gli scappa via sono appunto, ci sono appunto i filosofi, i quali porteranno le tensioni dei sistemi sociali a un altro livello, cioè a un livello all'interno del comando sociale. Finché abbiamo visto già l'altra volta che grazie anche agli interventi delle corti di giustizia centrali è stata fermata la caccia alle streghe. Nonostante che i giudici e i giudici della periferia continuassero la persecuzione alle streghe, ha dovuto intervenire la Corte centrale. Perché questo? Perché i giudici in periferia ancora applicavano i trattati demoniaci perché erano cattolici. E la Corte centrale invece, che voleva il rispetto del sistema sociale, ha dovuto intervenire fino a cacciare via dei giudici che commettevano questo. Solo in questo modo è finita la caccia alle streghe, altrimenti ci sarebbe ancora.
Cioè, i cristiani non si sono mai opposti alla caccia delle streghe, hanno dovuto subire che la caccia delle streghe fosse finita, ma la loro voglia è quella di continuare a bruciare le persone che non si possono difendere. Perché ricordiamoci sempre, una delle differenze fondamentali fra il paganesimo, la stregoneria e il cristianesimo è questa. Mentre i cristiani parlano della persona innocente in quanto, in quanto libera dal peccato e sottomessa al Dio, noi parliamo di persona indifesa, cioè quella persona che non si può difendere. Per cui non badiamo l'età, il sesso, eccetera. Diciamo che chi fa violenza a un indifeso è un verme. Noi non abbiamo proprietà di qualcuno, mentre invece i cristiani sono proprietà del loro Dio, non sono persone, sono proprietà del Dio. Per cui anche questo non ci troviamo d'accordo, anche per questo non esiste nessun motivo di... Vero Francesco? Esatto. Quei cristiani non abbiamo proprio niente a fare, loro sono il male, il cristianesimo è il male per eccellenza, non c'è nessuna continuità. Cioè, se buddisti, musulmani possono andare d'accordo con i cristiani, non è possibile con i pagani. Perché? Perché i cristiani rappresentano il male, come i musulmani, come i buddisti, tanto per essere chiaro. Che dopo nel buddismo ci siano alcune fasce di ricerca della conoscenza con cui si può arrivare in relazione, questo è un altro discorso, sì, però sì, no, abbastanza periferico, direi. Sì, ma da secondario anche rispetto all'essenziale. Cioè, appunto, quello che anche è importante definire tra il paganesimo e il cristianesimo è questo qua. Noi non diciamo che l'uomo deve sottostare a qualcuno. Cioè, il monoteismo dice che soltanto il creatore può conoscere le esigenze delle persone create. Di conseguenza questo Dio si può permettere qualsiasi cosa. Noi diciamo il contrario, che tutte le persone sono un centro dell'universo e tutte le persone appartengono alla divinità e sono una divinità. Di conseguenza hanno rispetto per questo. E il loro valore non è in quanto si sottomettono o accettano un Dio o accettano una visione o accettano un combattimento di comandamenti, ma in quanto la loro azione nella loro vita tende a migliorare il mondo che li circonda e tende a migliorare la propria vita e la vita degli altri. E questa è una base del paganesimo. Cioè, esatto. È una delle tante basi, ma è una base fondamentale. È uno dei principi dai quali non si può derogare. I filosofi di questo secolo sono molti, ma noi vogliamo accennare al pensiero filosofico di quei filosofi che maggiormente, a nostro avviso, hanno inciso nell'epoca espandendo il bisogno di libertà dell'essere umano. Accenniamo brevemente ai concetti fondamentali del loro pensiero, prendendo atto di due fattori principali. Primo, dopo Pomponazzi la Chiesa Cattolica aveva compreso che non era sufficiente bruciare i libri, ma era necessario bruciare anche il filosofo, o quantomeno umiliarlo, ridicolizzarlo e distruggere il suo pensiero. Secondo, il circostante riversa la propria libertà sui pensatori, rendendo questi sempre più audaci e temerari, sempre più desiderosi di grandi spazi e sempre meno sottomessi. Giordano Bruno, 1548-1600, fu torturato per anni. Dov'è il rispetto? I cattolici gli hanno serrato la lingua in una morsa di ferro perché non parlasse mentre lo portavano a bruciare sul rogo. Dov'è il rispetto? A Venezia Bruno conobbe sia Galilei che Paolo Sarpi. Venuto a Venezia su invito di Giovanni Mocenigo, che pensava di essere furbo e rubare la magia a Bruno, questo essere putrido, non riuscendo a comprendere come la magia di Bruno fosse la forza della trasformazione, lo denunciò al Sant'Uffizio, che dopo anni di tortura, loro lo chiamano processo. Gesù di Nazaret ebbe un giusto processo e una giusta pena. Giordano Bruno no. Lo fecero bruciare. Quali erano i concetti fondamentali del pensiero di Bruno? Innanzitutto, che ogni aspetto, ogni momento della realtà naturale è organizzato, ordinato e sorretto da una forza vivente ed agente. In altre parole, il divino non è Dio esterno al mondo e padrone di esso, ma è nel circostante, negli oggetti che ci circondano. Bruno rinuncia a speculazioni teologiche per volgersi al mondo naturale, nel quale si scopre il divino, e così giunge alla percezione dell'infinità dei mondi, costruendo una filosofia e un pensiero panteistico. Attraverso questo sviluppa un profondo disprezzo nei confronti delle religioni rivelate. Ritiene che le religioni rivelate siano un insieme di superstizioni con le quali ingannare gli esseri umani. Per Giordano Bruno il cattolicesimo, il luteranismo, il calvinismo sono superstizioni. La vita morale per Bruno deve essere un eroico furore, mediante il quale l'uomo, il filosofo, in una sorta di slancio intuitivo, coglie la profonda unità e infinità del tutto. Giordano Bruno è un guardiano del libero pensiero. Il problema che deve essere posto ai cattolici non è la riabilitazione di Bruno,
non ne ha bisogno, ma è la condanna totale, assoluta e senza riserve di ogni cattolico che ha contribuito direttamente o indirettamente alla sua condanna, prime fra tutte le gerarchie cattoliche di allora e di oggi. Partecipazione morale, fra virgolette. E questo è per Bruno. Gerolamo Cardano, Pavia, 1501-1576. È considerato un grande matematico che giunge alla soluzione di equazioni di terzo grado contemporaneamente al Tartaglia, col quale nasce una polemica sulla paternità delle soluzioni. L'elaborazione filosofica di Cardano parte dal presupposto che la fonte della nostra conoscenza è triplice. Secondo lui c'è una base originaria che identifica nell'anima la conoscenza derivata dai sensi e quella formata attraverso la ragione. È evidente come Cardano neghi che la conoscenza e il sapere derivi da Dio, ma è costruita attraverso la trasformazione soggettiva. La volontà e i sensi dell'individuo hanno un ruolo fondamentale assieme alla sua ragione, la capacità soggettiva di comprendere al di là delle relazioni divine. Se l'uomo può sviluppare se stesso mediante i sensi e la ragione, allora può sottrarsi alla sottomissione a Dio, Per questo motivo la Chiesa Cattolica non vuole perdere tempo, come ha fatto con Pomponazzi, e negli ultimi anni della sua vita lo sottopone a un processo per eresia. Dov'è il rispetto? I cristiani dovrebbero spiegarmelo. Paracelso. Theophrast Bombast von Hohenheim, in latino Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus, eccetera, eccetera. Detto comunemente Paracelso, fu un medico nomade, fu uno dei più grandi innovatori della scienza medica, sostenitore della necessità di fondere i dati ricavati dall'esperienza pratica con la speculazione teorica, ricercatore delle forze del macrocosmo circostante, che agiscono sull'organismo microcosmo, condizionandolo. Bruciò i libri di medicina usati nelle università, affermando che gli antichi egizi e le donnette di campagna ne sanno molto di più. Studiò le erbe e diede una spiegazione unitaria ai fenomeni della natura, demolendo la medicina scolastica. Paracelso fu in odore di essere bruciato, più di qualche volta, per il suo genio e le sue intuizioni. Si salvò specialmente grazie all'appoggio e all'amicizia di un altro grande genio della sua epoca, Erasmo da Rotterdam. I cristiani poi dovrebbero dirmi dove sta il rispetto. Galileo Galilei, 1564-1642. Osserviamo come in Galilei la sperimentazione e l'empirismo diventano prioritari nella formazione del pensiero. Non è il pensiero che piega la realtà per adattarla ai suoi preconcetti, ma è la realtà sensibile che modella e forma il pensiero. E qui sta capovolgendo tutta la filosofia cattolica. Siamo al capovolgimento non solo della formazione del pensiero cristiano, ma anche delle concezioni aristoteliche. Aristotele disprezzava schiavi, operai e artigiani, in quanto solo il pensatore era nobile ed era irritato di dover dipendere dal loro lavoro. Egli insegnava ad Alessandro Magno come far fesso il mondo. Peccato che il suo pensiero altro non fosse che una trasposizione deformata del lavoro dei servi, degli operai e degli schiavi. Paracelso va alla ricerca delle erbe e affronta i problemi medici. Cardano affronta i problemi matematici. Galileo si costruisce e migliora il cannocchiale. Il fare precede la formulazione teorica. O meglio, la formulazione teorica procede di pari passo al fare. Questa è una delle grandi rivoluzioni del XVI secolo. Galilei, fra le altre cose, lavorò sistematicamente al miglioramento del telescopio e confutò una delle maggiori affermazioni scientifiche di Aristotele, molto in voga alla sua epoca, secondo cui i corpi galleggiavano perché contenevano un che di aereo, riprendendo e riaffermando le teorie di Archimede del galleggiamento per peso specifico. Vorrei ricordare che quando fu costruita la prima nave in ferro, i costruttori e gli ingegneri vennero presi in giro e insultati in quanto, secondo l'opinione pubblica e quella di molti funzionari, non avrebbe potuto galleggiare. Questo a dimostrazione di quanto profonda fosse la distruzione del sapere e della conoscenza operata dai cristiani. Dopo magari mi spiegate dov'è il rispetto. Neanche il rispetto alla sapienza e al sapere. Neanche la ricerca. È nel Vangelo questo. E neanche la ricerca. Gesù nega la sapienza, lui è la sapienza, gli altri sono degli imbecilli.
I calcoli sul peso, dopo se volete vi do anche le citazioni, eh? I calcoli sul peso specifico erano già stati fatti da Archimede alcune centinaia d'anni prima di Cristo e ne viene negato il valore in base alle affermazioni di Aristotele che non sapendo nulla di scienza si limita a rubacchiare a destra e a sinistra. Galilei, in polemica col gesuita Schneier, che affermava che le macchie solari erano prodotte da sciami di meteoriti, salvando la teoria aristotelica sulla perfezione dei corpi celesti, affermava che era un fenomeno appartenente all'atmosfera del Sole e le macchie provavano che il Sole roteava su se stesso. La repressione dei cattolici non si fece attendere. Galileo non si limitava ad accettare, ma verificava, cercando prove e dati con i quali modificare le sue teorie. Chi cerca è tanto più pericoloso quanto più perfetta e profonda la sua ricerca. Ben presto i cattolici cominciarono a perseguitarlo, misero all'indice il pensiero di Copernico. I gesuiti vollero fargli pagare il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. Per la seconda volta nel 1633 fu chiamato a Roma e giudicato colpevole, costretto ad abiurare, ricordandogli la fine che aveva fatto Giordano Bruno. Fu condannato alla prigione a vita. La pena fu mutata in isolamento che trascorse a Siena presso l'arcivescovo e poi nella villa di Arceti vicino a Firenze con un paio di allievi, fra gli altri uno dei due era Torricelli. Fra le altre cose Galileo introdusse il principio di inerzia nella fisica, ma il pregio fondamentale del suo lavoro è la distruzione delle affermazioni aristoteliche sulla formazione delle idee. Le idee non provengono dal cervello o da enti astratti, ma sono il risultato delle relazioni fra l'essere umano e il circostante. Dal momento che le relazioni all'interno del pensato della ragione passano attraverso il lavoro del soggetto. Soltanto chi trasforma merci in prodotti o comunque pratica le relazioni col circostante può produrre gli elementi attraverso i quali si costruiscono le idee. Gli altri, come Aristotele e i cattolici, possono solo rubare, scopiazzando la forma esteriore di quanto altri hanno fatto. Beh, una delle scopiazzature sono le cosiddette processioni cattoliche, che è un furto aberrante delle robigaglie romane. Poi magari mi spiegate dov'è il rispetto. Galilei è il più grande scettico, non scettico del suo tempo. Galilei distrugge il principio evangelico di Tommaso d'Aquino. Galilei riafferma il diritto dell'essere umano di verificare le cose prima di accettarle. Scusate se il lavoro per l'uscita dall'orrore cristiano, il lavoro di Galilei è poco. Riaffermiamo per Galilei ciò che vale per Bruno e per la più infima donna bruciata come strega. Non si tratta di riabilitarli, ma di condannare la Chiesa cattolica, ogni cattolico e la sua ideologia di morte. Questo è assoluto. Qui non ci sono deroghe, qui non c'è discussione. O mi dite che quello che io vi ho letto è un falso, oppure voi potete soltanto dire che le cose stanno così. Bene, questa è la presentazione dei filosofi del XVI secolo. Adesso facciamo un po' di rassegna stampa, sì. No? Perché visto che passiamo dal XVI secolo al giorno d'oggi. Cominciamo? Allora, sul Gazzettino del 30 agosto del 97 si è scoperto che Galileo faceva degli oroscopi. Era già stato denunciato. La sua pratica era un po' archiviata, però si sapeva che praticava magia. Per cui da questo si può dire che effettivamente si era espanso e riceveva dal circostante delle emanazioni. E questo è il primo. Andiamo un pochino avanti. Il Papa in Brasile. Ragazzi, dovete condannare l'aborto e fare tanti bellissimi schiavi, tanta bellissima miseria. Se voi abortite, non posso avere miseria, non posso commerciare in schiavi. Queste sono le affermazioni di Wojtyla estratte dalle infiorettature e dal modo di dire. Chi si oppone a questo? La First Lady, cioè la moglie del presidente brasiliano, che a me di lei non me ne frega assolutamente niente, però lei difende il diritto d'aborto. Ora, i nini de rua dove vengono ammazzati da poliziotti cristiani. In Brasile la teoria della liberazione di Boff è stata condannata dal Papa perché? Perché la miseria si predica ai poveri e non ai ricchi. Questa è la Chiesa Cattolica e questo è il cristianesimo, per essere chiari. E questa è l'operazione di Wojtyla. Wojtyla nel cristianesimo difende la famiglia come nucleo coercitivo sui bambini. Noi invece nel paganesimo e nella stregoneria difendiamo l'individuo, cioè per noi è l'individuo l'asse centrale, non le associazioni. Le associazioni sono un fare umano,
ma ciò che è fondamentale è l'individuo. Sì, beh, è proprio basilare. Poi se due individui si mettono insieme e hanno dei figli, sono due individui che si mettono insieme, ma parlare di famiglia è un atto coercitivo, tanto per essere chiaro. L'invasione dei maschi cristiani. Oh, bellissimo, una bellissima marcia di 700.000 maschietti capifamiglia cattolici, la Sacra Assemblea di Dio, i guardiani della promessa divina. In pratica sono quelli che picchiano moglie e figli all'interno della famiglia, perché loro sono i padroni della famiglia e si impegnano a comportarsi meglio. Beh, il fatto stesso di non avere la capacità di esistere per se stessi, questi personaggi meritano molto disprezzo, eh? Tanto per essere chiari. Questo dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. E dove portano le marce dei guardiani della promessa? Portano a ciò che succede in Afghanistan con i Taliban. Tanto lo stesso, cristiani e musulmani è la stessa cosa, eh? Sempre mettere in ginocchio le persone davanti al loro Dio. Distruggete le immagini, decisione shock dei Taliban in Afghanistan. Beh, è normale, questo fa parte della religione. Oggi come oggi il cristianesimo... Ma fa parte del monoteismo soprattutto, cioè fa parte dell'unico Dio, nel senso che essendo un unico Dio che comunica, cioè, essendo c'è un interprete, qualcuno che deve eseguire gli ordini, qualcuno che deve applicare la parola di Dio perché è stata rivelata, e questo qua è l'unico depositario, si può permettere qualsiasi cosa perché deve farla rispettare. Ricordiamo le migliaia e migliaia di morti fatto dalla guerra delle immagini fra greci ortodossi e cattolici, mm. Cioè migliaia di morti, proprio nel senso che si ammazzavano per strada, sono rivolte di soldati, eh. Un giorno o l'altro vi leggerò qualcosa. Poi ho un bellissimo articoletto di un amico che forse Francesco conosce, vediamo un attimo, Carlo Gisburg. Sì. Carlo Gisburg sulla Repubblica del 7 ottobre del 97, in quale parla di una gaffe fatta da Wojtyla, un lapsus freudiano. Quando Wojtyla parla agli ebrei, li chiama fratelli maggiori. Beh, una bella espressione, no? È una bella espressione. Si presenta come una bella espressione. Però ha un effetto biblico, ha un riferimento biblico preciso. E il riferimento biblico preciso è quello di Paolo, lettera di Paolo. Vediamo un attimo, tanto dopo arriverà. Arriverà. È la lettera di San Paolo ai Romani, 9:12, dove dice che il maggiore sarà sottomesso al minore, cioè gli ebrei saranno sottomessi ai cristiani. Il verbo usato dalla Vulgata di San Girolamo è serviet, il verbo originale greco deuleusein è ancora più duro, avendo la legge... si legge nella voce doulos nel grande lessico del Nuovo Testamento una connotazione di schiavitù degradante, e questo si rifà più o meno agli ebrei di Esaù che vende la primogenitura a Giacobbe. Non so se qualcuno ha un po' delle idee. Bene, quando Wojtyla ha chiamato gli ebrei fratelli maggiori, non intendeva insultarli probabilmente a quel livello, però quella è la sua ideologia, quello è il suo pensiero guida. E questo lapsus freudiano ci dà la vera visione che hanno i cattolici nei confronti degli ebrei. Cioè in pratica siete solo dei servi, siete solo dei schiavi. E questo è stato per 2000 anni, finché i cristiani hanno fatto il loro capolavoro con i campi di sterminio nazisti. Il nazismo è cristianesimo, tanto per essere chiari. E questo è il pensiero di Wojtyla. Questo è Ginsburg che rileva questa variabile, avrei voluto essere io però a fare veramente, è molto bella, effettivamente Ginsburg merita molto rispetto. Poi un'altra cosa, abbiamo la formazione della truffa. Trovate in Egitto la fonte dove si dissetò la Sacra Famiglia. Cazzo che bello, no? Sono scappati in Egitto, questa gente che non esisteva, sono scappati in Egitto, però questi hanno trovato la fonte dove si è dissetata la Sacra Famiglia. Allora vai un attimo a guardare in pratica cosa è successo. Hanno trovato un pozzo con dei resti di legno e dovranno analizzare, però siccome probabilmente attireranno turisti, ci sarà richiamo eccetera, inventano queste favole che le leggende metropolitane fanno passare per vero. Ecco la prova dell'esistenza del Gesù. Questa è truffa bella e buona. Questa notizia l'avete sul Gazzettino del 3 ottobre 1997. E adesso veniamo al nostro bijou. La sentenza, una sentenza che condanna
uno dei centri di controllo sette dei cattolici. Il limite della critica religiosa è la sua argomentazione, altrimenti sconfina nella diffamazione. Cosa avrebbe detto in pratica questi centri, questo prete cattolico nei confronti ai testimoni di Geova? Si tratta di Don Bruno Gomiero e di Luciano Farò, un avvocato veneziano piantato dalla moglie perché la moglie si è fatta testimone di Geova. In realtà l'avvocato veneziano, io penso che non avesse la testa molto a posto. La moglie lo ha piantato probabilmente facendosi testimone di Geova, altrimenti non aveva motivo per piantarlo anche se si faceva testimone di Geova. E Gomiero e Farò hanno avuto la bella idea di dare ai testimoni di Geova dell'associazione a delinquere, dicendo che i testimoni di Geova sono un'associazione a delinquere. Ora, perché questo? Perché i testimoni di Geova dividerebbero le famiglie, praticamente farebbero la divisione delle famiglie. Bene, io leggo da Matteo, se vi interessa. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare la pace, ma la spada. Ah, non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla la suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Per cui, dire che i testimoni di Geova siano dei criminali da parte di un'associazione delinquente, da parte di un cattolico che ha sempre la Bibbia come punto di riferimento, è effettivamente offensivo. Se lo dicessi io, dicendo, visto che voi fate questo, 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 per me siete dei criminali, che sono un'altra cosa, è un altro discorso. Ma detto da un cristiano ai testimoni di Geova, è effettivamente offensivo. E conclude l'opinione: solo con il bilanciamento e la tutela di tutti i diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, si legge nella motivazione della sentenza, si possono impedire forme di intolleranza e fanatismo religioso che in passate epoche storiche e purtroppo anche oggi in altri contesti geografici tanti guasti e sciagure hanno provocato e provocano. In materia di critica religiosa, scrivono i giudici, è possibile e lecito, in ossequio alla libertà di pensiero, giungere a negare fondamenti dell'altrui credo religioso, non solo quando tale giudizio sia frutto di un'argomentazione esposizione di contrari principi dogmatici dottrinali, e non apoditticamente, cioè non a priori, apoditicamente affermato, o peggio ancora, correlato a finalità criminose o comunque illecite. Pertanto, se c'è un atto criminoso, tu puoi parlare dell'atto criminoso. Se c'è un lato etico, tu puoi parlare del lato etico. Se c'è un lato morale, tu puoi parlare del lato morale e puoi condannarlo, puoi dire questo è un lato criminale perché io oppongo qualcos'altro. Ma dire che uno è un criminale, punto e basta, è un atto di ingiuria. I cattolici sono stati condannati, pertanto da adesso in poi, finché questa sentenza non verrà rilevata, c'è sempre il sospetto che siano dei criminali. Tanto per parlare di rispetto, eh. Molto bene. Poi qui ho scoperto la molecola che protegge l'AIDS, ma questo mi interessa per il libro dell'Anticristo, mi interessa per altre cose. Io ho finito la rassegna stampa, Francesco, ti lascio la parola. Sì, ecco, ricordiamo che possiamo dare via le telefonate, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Io volevo fare appunto alcune così, precisazioni o alcuni interventi. Ecco, recentemente si è costituito a Roma un osservatorio sul Giubileo. Si doveva chiamare Giubileo no grazie, ma purtroppo a Roma non si può toccare il Papa più di tanto, e si è toccato questo osservatorio. È un osservatorio laico, abbastanza tranquillo, niente di particolare. Comunque avrà lo scopo meritevole di sorvegliare tutto quello che verrà commesso in Italia per favorire questo giubileo, tra l'altro fasullo, di una cosa che non è mai esistita. Io mi riservo nelle prossime occasioni, nei prossimi interventi, di portare l'indirizzo, il numero telefonico di questa organizzazione, pur essendo un'organizzazione appunto indipendente, apartitica, essendo una delle poche che si dà da fare in un campo così delicato, io consiglio a tutti quanti di appoggiarla. Volevo anche ricordare che ai primi di novembre i nostri amici dell'Associazione Sacre Radici, che fanno capo a una strega che si chiama Zoe, che alcuni nostri ascoltatori conoscono,
faranno una festa di Shamayin, che sarebbe la festa dedicata ai morti. Ecco, se qualcuno vuole partecipare, i posti sono ridotti, comunque c'è la possibilità, può sempre scrivere il nostro indirizzo o telefonare qui in radio, cioè farsi vivo, vi daremo tutte quante le coordinate appunto per poter intervenire verso questa festività. La festività sarà niente di particolare, sarà solo appunto la commemorazione di tipo celtico dei defunti. Se qualcuno è interessato qui dal Veneto, alcune persone andranno sicuramente a questa festa, perciò si possono benissimo aggregare. Ecco, un'altra cosa che volevo appunto intervenire sugli argomenti parlati prima, che è il discorso appunto della differenza fra paganesimo e monoteismo. Cioè, il monoteismo è caratterizzato da una cosa, cioè che si fa sempre a una rivelazione, cioè nel senso che qualcosa viene rivelato, cioè nel senso come qualcuno ti aggiunge una notizia di una cosa che prima non aveva visto, non aveva sentito. Cioè i pagani non hanno la rivelazione, perché? Perché tutta la loro conoscenza è sempre legata al mondo, tutto il mondo, all'ambiente, alla realtà. Difatti nel paganesimo abbiamo l'anima del mondo, cioè è lo stesso mondo, la stessa terra, lo stesso pianeta Terra, per i pagani è un essere vivente che ha la funzione di mantenere la vita. La vita viene mantenuta finché gli uomini o tutti quanti, l'ambiente che vive su questa terra, ne entra in contatto e non danneggia il pianeta. Questo è fondamentale per i pagani. Cioè, i pagani hanno solo cose che si possono vedere, sentire, toccare, odorare. Cioè, hanno cose che sono percettibili. Nel monoteismo questo non avviene. A un certo punto, una cosa che prima non era mai esistita, non si era mai vista, non si era mai sentita neanche parlare, viene rivelata a qualcuno e questo comincia a farsi un propagatore di questa idea di Dio. Questo Dio, tra l'altro, nel monoteismo è sempre esterno al mondo, cioè nel senso che per vederlo dovrai morire, dovrai andare in un paradiso, in un inferno a vedere il loro Dio, dovrai fare qualcosa che non puoi né verificare. Per i pagani questo non c'è, perché per i pagani tutte quante le divinità che esistono, esistono sempre in quanto sono presenti, vicine e si manifestano. Pronto? Ciao. Mi senti? Sì, ti sento. Sì, ciao. Ciao. Ciao Francesco, buona giornata. Anche a te. Senti Claudio, se tu mi permetti di completare il discorso che non ho potuto... Sì, fa l'altra volta? Sì. Dimmi tutto, dai. Diciamo che non è il tema propriamente di oggi. Vabbè, non ti preoccupare. Però penso lo stesso di essere in argomento. Sì. Anche se un po' lontano. Comunque, volevo chiarire un pensiero che non era proprio esatto. Qualche trasmissione fa, quando si parlava della conquista, della cosiddetta conquista nel Sud America e in Nord America, io avevo detto che gli indiani pelli rossa e anche in Sud America volevano cancellare tutte le festività che riguardavano il 500enario. Sì. Io mi ero sbagliata, sì, era anche per quanto riguarda la storia del 500enario, però ogni anno in America, sia del nord che del sud, si festeggia la ricorrenza del Columbus Day, cioè il giorno di Colombo. Sì, questo, sì, di seguo. Io volevo dire questo, era una inesattezza che tu mi hai detto è già stato fatto. Ma non ti preoccupare per l'inesattezza. Perché ogni anno c'è questa bella festa, sì. questa simpatica ricorrenza. Io tra l'altro mi trovavo proprio una volta là in Sud America, che c'era appunto, lì la chiamano in modo diverso, però è la stessa cosa, è l'equivalente del Columbus Day degli Stati Uniti. Ora non so se sia stata cancellata o meno, non ho più notizia di questo. Ecco, poi si parlava appunto alla conquista, si parlava dei Maya, ti ricordi? Sì. E tu mi dicevi che bastava una generazione per cancellare una cultura o un retaggio di civiltà. Esatto. Ecco, io leggevo che 4 secoli di studi non sono a tutt'oggi riusciti a svelare i segreti di questi popoli. Dico popoli perché tu sai che le civiltà, certo, Maya erano sia in Messico che in Guatemala, sì, e in Honduras erano poi sì, che mancano testimonianze letterarie
e ancor più stranamente manca una tradizione orale che supplisca in qualche modo. La tradizione orale non c'è più. Sì, perché appunto perché non c'è più? Perché dicono che sembra che un trauma collettivo abbia colpito questo popolo, vietandogli di ricordare, perché bisogna anche sapere che quando li colse il ciclone della conquista di Pedro Alvarado, che massacrò sacerdoti, nobili, guerrieri, e sopravvissero solo contadini, quindi la luce del pensiero maya fu disintegrata. Sì. E scomparve anche ogni traccia di civiltà. Bisogna sapere appunto che quando per capire questa immensa tragedia, che quando i Maya cominciarono a esprimersi con l'ideogramma, tu sai che l'ideogramma sono dei segni grafici che rappresentano un'idea, sì, e non un valore fonologico. Certo. Cioè sono gli ideogrammi, sono la base dell'antica scrittura sumera e sì, egiziana. Sì, sì. Beh, c'è alcune forme, comunque ben dai. Sì, vabbè. Allora, quando i Maya cominciarono a esprimersi con l'ideogramma e inventarono lo zero e affrontarono i primi calcoli aritmetici, e quando composero un calendario di 365 giorni e cominciarono a studiare le stelle, fondarono la prima scuola di astronomia, l'Europa era ancora ai tempi delle sue più primitive culture. Era in pieno oscurantismo, Ecco, quindi appunto, riferendomi appunto a questo trauma collettivo che dicevo prima, difatti gli occidentali chiamano questo rifiuto sociale degli indios. E dicono che si tratta di un fenomeno comune a tutte queste popolazioni dell'America meridionale. Ci fu anche un luogo, mi sembra, non fu dell'Anda che organizzò il... No, non riesco a sentire niente. Ci fu anche un luogo da parte appunto dei conquistatori, contando, mi sembra, dell'Anda che organizzò proprio la distruzione massiccia di tutti quanti i testi, sì, delle popolazioni del Messico. Sì, 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 sì. E dicono, sì, perché appunto cioè che questo trauma nasce dal fatto che, cioè, questo trauma continuo nasce, è dovuto, diciamo, alla rapida e spietata distruzione della loro civiltà. Da allora queste popolazioni hanno sempre opposto alla nuova civiltà una resistenza passiva, è fatta di fedeltà alla tradizione e di assoluta mancanza di ambizioni. Cioè, ancora oggi c'è un rifiuto, cioè non partecipano, non si integrano. Esatto. Volutamente vivono così ripiegati in se stessi, un rifiuto e una rinuncia totali. Cioè, c'è una tragedia che continua ancora oggi. Sì, ma è molto... ci sono tutta una serie di variabili dal punto di vista della magia e della stregoneria. Cioè, anche queste sono tecniche per non farti distruggere. Cioè, si parla di stregoni che facevano i campanari, che facevano i preti. Sì. Capisci? Cioè, esistono delle tecniche di passività che serve per evitare l'autodistruzione. Ah, sì, certamente. Certamente. Sì, sì, cioè, sì. Quando l'errore avanza, ognuno deve arrangiarsi, Sì. E fra chi si arrangia, chi sopravvive, riesce a seminare qualcosa. Sì, sì. Cioè, come quando un popolo viene distrutto, no? C'è chi emigra, chi scappa, e c'è chi resta. Sì. C'è chi resta a costruire, insomma, qualcuno che scappa ritorna, qualcun altro va via, insomma. Per esempio, tu sai che i Zappa, le sì? popolazioni del Zappa sono Maya. Sì, sì, sono Maya, credo di sì. Penso che anche i cosi, anche gli acqui vennero trasferiti tutti quanti.